Noi dobbiamo avere un buon rapporto con la realtà e la realtà è quello che è. Facciamo un esempio: per Pasqua sono andata via con mio marito, siamo andati a mare. E quando sono tornata ho trovato una bolletta che stava scadendo. Tutte le nostre bollette sono domiciliate in banca, ovviamente, ma quelli del gas no perché è cambiata la ditta. E ce la mandano sempre dieci minuti prima che scade il termine ultimo. Quindi dovevo proprio andarla a pagare quel giorno lì. Sono partita per pagare la bolletta ma la mia macchina non è partita. Eh sì, eh, infatti ero stata via qualche giorno e avevo dimenticato accese. Sapete le due lucine che sono sopra lo specchietto eh, erano state sufficienti a scaricare la batteria. Quindi la mia macchina non è partita e sono dovuta andare a piedi all'ufficio postale, due chilometri. All'ufficio postale c'è stata una pan dei computer e quindi tra una cosa e l'altra ci abbiamo impiegato un'ora e mezza. Mentre facevo i due chilometri per tornare a casa, che coi due dell'andata fa quattro, si è messo a piovere. Ecco, quello che ho descritto è una situazione dove tutto quello che poteva andare per il verso giusto, stava andando per il verso giusto. Se devo pagare una bolletta è perché possiedo una casa. Ci sono persone le cui case sono state distrutte da terremoto che vorrebbero disperatamente poter pagare ancora le loro bollette. Se la mia auto non è partita è perché possiedo un'auto, anzi due visto che sono appena andata in vacanza con la macchina di mio marito. E se mi lamento io, cosa deve dire l'altro 91% dell'umanità che non possiede un'auto e che vorrebbe molto averne una, sia pure con la batteria scarica? Sono andata all'ufficio postale, dove c'era una panda ai computer. Va bene, c'era una panda ai computer, ma noi abbiamo l'ufficio postale. Quando una nazione non ha più l'ufficio postale, per esempio la Siria, vuol dire che quella nazione è completamente allo sbando. Non ha più un'economia e rischia di non avere un futuro. Noi abbiamo l'ufficio postale. È vero c'è stato un guasto dei computer, ma non è che io possa essere felice solo quando la mia fantastica e incredibile tecnologia, che è fantascientifica, funziona. Nell'età della pietra c'avevano solo le pietre e le pietre non si rompono mai. Appena si ha qualcosa di più sofisticato, è evidente che ogni tanto qualcosa si romperà. Ma attenzione, nell'ora e mezza che ho passato all'ufficio postale. È la mia responsabilità, non dell'ufficio postale, essere più felice possibile. Maximiliano Colber riusciva a essere felice nel fondo del campo di sterminio di Auschwitz e, e c'è qualcuno che riesce a essere felice senza gambe e senza braccia, e io che sono in un ufficio postale non posso sperperare in l'infelicità, sarebbe un crimine. Quindi tengo sempre nella borsa il cellulare, ovviamente, nel cellulare ci sono 300 libri da leggere e 400 di musica, quindi mi sono letta un libro mentre leggevo Mozart. E ho guardato le altre persone, hanno anche altri esseri umani, qualcuno era anche simpatico. Sono tornata a piedi e faceva altri due chilometri. Eh sì, non ho nessun problema a fare quattro chilometri, sono un camminatore. Alla mia età mio padre era già morto e mia madre anche. Io invece non ho nessun problema a fare quattro chilometri, in effetti tutti i giorni cerco di farne almeno sei, perché camminare riequilibra gli emisferi cerebrali, dato che un passo destro e un passo sinistro migliora la memoria è il più potente antistress che esista. Si è messo a piovere e siccome sono ottimista ma non stupida, tengo sempre in borsa il cappello impermeabile e mi sono goduta il profumo di terra bagnata. È tutto qui. Noi spesso teniamo l'attenzione concentrata su quello che non sta funzionando, dimenticando tutto quello che sta funzionando. Come facciamo per imparare a mettere l'attenzione su quello che sta funzionando? C'è un trucco, una parola magica, una specie di incantesimo che, se volete, è la preghiera più breve che esista. Questa parola è grazie. Al mattino, prima di alzarci dal letto, diciamo grazie qualche volta. Ringraziamo di aver dormito in un letto pulito, in una stanza non bombardata. Ringraziamo della persona che ha dormito vicino a noi, se ce l'abbiamo. Ringraziamo per chi sta dormendo nella stessa casa. Ringraziamo per il pavimento sotto i piedi, perché abbiamo un pavimento e abbiamo i piedi. E sono un chirurgo, mi è capitato di amputare di fare amputazioni a persone con diabete o altre È bello avere i piedi. Ringraziamo per la nostra stanza da bagno, ringraziamo per il piacere, sì, anche di fare la pipì e anche l'altra cosa, sono piacevoli. Ed è stato dimostrato che le persone che ringraziano per le proprie funzioni non le perdono. Ringraziamo per il magnifico gesto di lavarci i denti. Il dentifricio, lo spazzolino, l'acqua corrente. E poi andiamo nella nostra cucina e ringraziamo per il profumo del caffè o del tè o quello che è. Impariamo a ringraziare. Questo ci insegnerà a tenere l'attenzione concentrata su quello che funziona, non su quello che non sta funzionando. Perché non è possibile che in una vita vada sempre tutto bene. Quindi imparare a tenere l'attenzione su quello che non sta funzionando è la scorciatoia per la dannazione, lo scontento del postmoderno, il nostro cavallo di battaglia, il vittimismo. Impariamo invece a tenere l'attenzione concentrata su quello che funziona. Qual è la frase dell'ottimista? La frase dell'ottimista è andrà sempre tutto bene, ma dai, quella è la frase dello stupido. La frase dell'ottimista è presa da una poesia che si intitola Invictus, non vinto. E per quanto infinita possa essere la notte che mi circonda da tutti i lati, io sono il resto l'unico capitano della mia anima. Quindi, noi possiamo dire, questo è l'ottimismo, che qualsiasi cosa la vita ci mette davanti, saremo in grado di affrontarla. E saremo in grado di affrontarla perché cominciamo da adesso a tenere l'attenzione concentrata sulla bellezza, su quello che funziona. Cari amici, siamo sicuri che ad alcuni di voi questo video è piaciuto molto e siamo sicuri che alcuni di voi avrebbero gioia poterci aiutare a fare altri video come questo. Per farlo, ci sono due modi. Uno con una donazione a questo conto corrente. L'altro, sceglierci con il 5 per 1000 dando al vostro commercialista questo codice fiscale. Grazie.